L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La Costituzione tutela il diritto di ogni persona di realizzarsi attraverso il lavoro e dare così dignità alla propria esistenza. Il lavoro è futuro. Non deve mai venire meno la fiducia nel futuro, né la consapevolezza che il lavoro è uno strumento basilare per realizzare l'uguaglianza sociale tra i cittadini. Ed è proprio per questo che la festa del 1° maggio, una festa che arriva da lontano e che ha attraversato stagioni culturali e sociali molto diverse, ha ancora oggi un senso profondo. Il 1° maggio è la giornata dei lavoratori di oggi, ma è anche la giornata di chi un lavoro non ce l'ha, pur avendone diritto, e di chi sta per affacciarsi al mondo del lavoro. Il 1° maggio è per questo anche la festa dei giovani, che rappresentano il nostro futuro. È il giorno per coloro che hanno talento, competenza e voglia di fare, di dire ci sono anch'io e anch'io ho il diritto di avere il posto che merito in questa società. È quindi giusto dedicare questa festività civile a coloro che sono stati, sono e saranno il fulcro della nostra società.